Benvenuti a CISL Informa, benvenuti alla nona puntata della seconda stagione di CISL Informa. Questa puntata è dedicata in particolare agli anziani e alle truffe, come prevenire, come difendersi dalle molte truffe che vengono perpetrate nei confronti degli anziani, soprattutto e in particolare attraverso il web, ma non solo. Per parlare di questo tema, ecco che abbiamo ospiti in studio Snyder Scottone, che è segretario FNP CISL Belluno Treviso. Benvenuto, ben buongiorno ritrovato, ormai un abitué di questo nostro piccolo salotto. E Stefano Bellotto, la sua prima partecipazione a CISL Informa, che è responsabile di un'associazione che è molto importante, molto conosciuta nella difesa dei diritti dei cittadini, utilizzavo il termine cittadini consumatori, che purtroppo molto spesso noi andiamo anche a confondere cittadino sempre comunque come consumatore, giusto? Sì. Abbiamo anche questo elemento sul quale potremo aprire un dibattito, dibattito che dura qualche ora, insomma qualche giorno. Allora, Stefano Bellotto, responsabile di Adiconsum. Esatto. Allora, iniziamo innanzitutto con Snyder, truffe agli anziani. Allora, noi vogliamo sapere se avete delle segnalazioni di recente di un aumento delle truffe in questo periodo, dei tentativi di truffe nei confronti dei pensionati, e se c'è qualche caso particolare che ci puoi segnalare. Grazie della domanda. Sì, ci sono parecchie truffe ai danni degli anziani, soprattutto anziani soli, che da un anno e mezzo da questa parte si sono moltiplicate perché, come tanti sapranno, anche per quanto riguarda l'energia elettrica c'è il passaggio dal mercato, quello normale, cioè da quello che è il mercato tutelato al mercato libero. Sì. E questo passaggio logicamente ha dato vita a tantissime realtà che sono nate, che vendono energia, e quindi c'è un proliferare di aziende che vogliono vendere energia e si stanno prodigando affinché gli anziani che sono a mercato tutelato passino a mercato libero, e quindi questo di per sé non è un raggiro, non è un tentativo di truffa. Ma ci sono dei falsi agenti che si propongono, che si propongono come mandanti di Enel, e si avvicinano alle case, ma in realtà poi promuovono altre aziende, eccetera. Questo è caratteristica. Oppure chi si presenta a nome di ispettori INPS perché vogliono controllare le pensioni, eccetera. Ecco, quello invece più eclatante che abbiamo avuto proprio in questo in questi mesi di Covid è stato il fatto che molte persone si sono presentate come membri della protezione civile dicendo che avevano bisogno di controllare le case, eccetera. E quindi abbiamo cercato, almeno di quello che è nei nostri 40.000 iscritti di tutto il territorio di Belluno e anche Treviso, di informare tutti i nostri iscritti: state attenti perché sono persone che vengono in casa e che poi vengono per rubare o per truffarvi. Ecco. Quindi in questo ultimo periodo, in particolare questo caso di qualcuno casi, che ha suonato alle porte di queste persone, di questi anziani, queste persone, dei pensionati, anziani, e che si sono spacciati per membri della protezione civile, poi sono entrati e forse qualche danno. E poi non dobbiamo dimenticare le truffe continue che avvengono attraverso il telefono, magari chiedendo: ci porti la bolletta, che le sappiamo dire cosa può risparmiare, magari la persona poi risponde tra sì, perché fanno tre domande, certo, così, e si trovano col contratto fatto. Sono cose che fanno male. Quali sono, allora, dopo noi torneremo naturalmente sul tema, invece a Stefano Bellotto, diciamo responsabile della Adiconsum di Belluno, quali sono le truffe più diffuse, quelle di cui voi siete a conoscenza, i casi che trattate maggiormente riguardo agli anziani di Belluno? Allora, come diceva Snyder prima, un anziano solo è la tipica figura del contraente debole. Contraente debole vuol dire contraente consumatore e anche cittadino, debole di fronte a delle proposte che spesso non capisce. Allora, a me succede
che vengano delle donne in particolare angosciate perché dicono: io mi sono reso conto di aver firmato un contratto mentre pensavo di aver semplicemente firmato la consegna di un catalogo. Spesso succede che ci sono persone che si presentano per casa con l'idea di consegnare una tessera per ottenere degli sconti piuttosto che un catalogo. Ah, sua figlia si sposa, guardi, questo è il nostro catalogo, se le interessa, eccetera, eccetera. Mi mette una firma qua perché le ho dato questa cosa? Sì. Questa è la parte buona, perché viene una giovane ragazza che ti propone questa cosa. Dopo 15 giorni arriva invece la parte cattiva, perché arriva colui che rappresenta l'azienda, che dice: guardi signora, che lei ha firmato un contratto. Sono 3.000 euro. In genere sono attorno ai 3.000 euro. Me ne sono capitate più di uno. In quel caso, allora, sono piccole ditte, spesso hanno ragione sociale in uno stesso condominio tre o quattro ditte, le quali vendono queste cose, facendo sentire la persona che ha fatto la firma in colpa se non paga, anche perché dicono: guardate che noi andiamo dal giudice. Cosa succede nella testa della gente? Quando si rendono conto di aver fatto questo, spesso lo nascondono ai figli piuttosto che ad altri, e passano i giorni. Ci sono 14 giorni di tempo per disdire. Tendenzialmente al 12° giorno vengono e dicono: io ho questo problema. Se siamo entro il 12° giorno si riesce a fare, ma riusciamo a fare anche oltre, perché queste aziende sanno che stanno truffando, sanno che noi lo sappiamo, usiamo dei termini nelle lettere che scriviamo particolarmente, come posso dire, forti, per far capire che non è il caso che la cosa continui. Ok? E solitamente ammettono il recesso. Sì, ma quanti casi ci sono? Guardi, io in quest'anno ne ho fatti 12-15. Quindi è un numero importante. Sì, diffusi, perché poi vanno a zone, magari in Alpago per una settimana vanno due o tre volte. Del resto, questo succede. Cos'è che mi colpisce in particolare? La signora che l'ultima volta è venuta a rappresentarmi questa cosa e mi ha detto: sa, era un ragazzo giovane, era come se fosse mio nipote. Questi meccanismi che vengono messi in piedi, in una situazione peraltro di crisi, mettono gli anziani in condizione di dire di sì, perché gli era simpatico, ho fatto la firma. Attenzione, succede anche a persone di mezza età. Certo, usano un uncino emotivo, sentimentale. Sì, assolutamente, assolutamente. Sono materassi, buoni sconto e altre. Una volta erano le enciclopedie. Una volta erano le enciclopedie, ma se non altro ti restava il contenuto. Ribadisco, ci sono 14 giorni di tempo. Se la gente si accorge che la cosa è successa, non è detto che i 14 giorni di tempo siano la condanna. Perché se si rivolgono ai nostri sportelli riusciamo ad intervenire. Molto bene. Come facciamo a difenderci dalle truffe dei raggiri? Stefano? Ecco, noi come FNP CISL abbiamo cominciato già da parecchio tempo, per esempio, a divulgare questo libretto Campagna per la sicurezza per gli anziani, dove non solo diamo delle dritte per quanto riguarda le proprie sicurezze, ma soprattutto diamo dei suggerimenti per evitare truffe, scippi, eccetera. E un'altra iniziativa sempre della FNP CISL di Belluno è stata quella che abbiamo promosso fino a pochi mesi fa, degli incontri con la popolazione, e molti sindaci ci hanno chiamato affinché potessimo fare questi incontri assieme con la nostra Adiconsum, proprio per far conoscere come comportarsi anche per quanto riguardava appunto il passaggio dal mercato tutelato Enel, di solito con altre compagnie. Quindi dare loro delle informazioni corrette, che c'era tempo, che non cominciassero subito a fasciarsi la testa, eccetera, ma cominciare a ragionarci sopra e aspettare anche delle indicazioni che avremo dato loro. E un'altra cosa che noi ci teniamo in modo particolare è quello di riuscire in qualche modo, quando sappiamo che ci sono delle truffe in giro, dare comunicazione e informazione, perché penso che
per fare un'ottima prevenzione, quindi prevenire le truffe, bisogna dare anche molta, molta informazione. Molto bene. E, tra l'altro, questo è un aspetto che è quello del comunicare, no? Attenzione, esatto, perché è accaduto, esatto, questo. Comunicarlo al sindacato, il sindacato poi, esatto, si fa portavoce anche nei confronti, certo, delle altre persone e degli altri associati nel caso, ma non solo evidentemente agli associati della CISL, esatto, ma alla cittadinanza. Andiamo a chiudere proprio con questo tema che è il più complesso, che meriterebbe più spazio, ma intanto lo accenniamo. Allora, dal 1 gennaio 2022, mercato libero per quanto riguarda l'energia. C'è una gran confusione, e come si fa a chiarire e a fare in modo che ci sia un ragionamento e soprattutto una consapevolezza. Una consapevolezza e dunque la capacità del discernere, no? Allora, la cosa vera è che è dal 1 gennaio 2022 che entra il mercato libero. La cosa falsa è quando ti dicono che devi passare. Allora, partiamo da questa premessa. In particolare per i pensionati, tra le nostre richieste c'è quella di permettere che restino all'interno del mercato tutelato. Due storie. Ho appena messo giù il telefono con una signora alla quale avevano rettificato il calcolo del contatore. Succede che arrivano delle bollette molto alte perché ci sono degli errori nei calcoli del contatore. Arrivano delle lettere, eccetera. Dico sempre, portate, perché noi abbiamo una struttura apposta per verificare questa cosa. Walter Di Gobon, che è il nostro segretario, presidente regionale, che gira tutta la provincia per rappresentare queste cose, da questo punto di vista aiuta. Altra cosa importante, chiedere copia dei contratti. Io ho chiesto la copia della registrazione di un contratto fatto ad una signora di 92 anni per passare ad una compagnia telefonica della quale non farò mai il nome. Hanno letto questo foglio in, penso, 7 secondi, perché me la sono ascoltata tutta. Per cui è contraente debole, assolutamente invalido. La scelta, per chi volesse farlo, del fornitore di energia, lo si fa dal sito dell'ARERA, che ha un comparatore di prezzi. Bisogna stare attenti alle tante piccole società di energia che promettono tariffe molto basse. Perché? Perché queste sono molto basse per i primi 3 o 4 mesi. Poi alla gente arriva la bolletta dell'Enel e dicono, ma come? Il problema è che queste piccole aziende prendono il cliente, non pagano la fornitura al fornitore ufficiale e per evitare che venga staccata la corrente, ritorna dentro il fornitore ufficiale. Queste sono alcune delle indicazioni che mi sento di dare. Noi dobbiamo chiudere perché siamo proprio sul limitare del tempo a nostra disposizione. Ringrazio Snyder Scotton, che è segretario della FNP CISL di Belluno Treviso, e Stefano Bellotto, responsabile di Consum Belluno. Naturalmente, coloro che ci hanno ascoltato e magari forse si sono anche un po' preoccupati, perché magari qualcosa è accaduto nella loro vita di similare a quanto hanno ascoltato, possono fare riferimento alla CISL, possono fare riferimento alla di Consum. Grazie per averci seguito, grazie ai nostri ospiti, naturalmente. E grazie a lei. Appuntamento rinnovato alla prossima settimana.